Buongiorno signori, benvenuti alla puntata 12 Voyager. In questa puntata parleremo del fantasma di Hitler che è apparso in queste campagne qua e che sono lo stesso del cazzo di Mannar, forse sempre per lo stesso fenomeno del nucleare. Allora, il fantasma di Hitler si è allungato un po' i capelli e se li è fatti diciamo un taglio normale e si è tagliato i baffi, quindi e adesso sembra più un ragazzo di 12 anni. Allora, questo è il testimone che è stata la prima persona a vedere il fantasma di Hitler. Raccontateci la vostra esperienza. Allora, prima di tutto voglio precisare che avevo anche gli occhiali. Gli occhiali. Ti ho messo gli occhiali. Vabbè. Perché una volta ho sentito in giro che quando si aggirava per queste campagne è caduto e si è infissato una cosa nell'occhio. Grazie al suo coso ti è riuscito a riaggiustare e poi si è messo gli occhiali per vedere meglio. Sì. Allora, io stavo camminando quelle campagne per andare a quella casa. Quale casa? Quella là. Ok. Perché là vive mia madre. E allora, mentre camminavo, ho visto questo fantasma che mi inseguiva, no? Io stavo di dietro, mi giravo e vedevo il fantasma. Io correvo e il fantasma mi seguiva, stavo sempre a stessa distanza. Piano piano porca avvicinavo. Ebrei! Ah! Il fantasma! Il fantasma di Hitler! Forse lui è ebreo per questo! Melassa! Allora! L'unico modo! Il fantasma di Hitler! Allora, signori! Lui! Melassa! Che cosa è successo? Che cosa ha fatto? Pensavo trovare i Pokémon. Non ho fatto niente. Meno male. Melassa! Mi stava aggredendo. Allora, questo qui è... Ancora il cazzo, allora me lascia e come questo è lo scienziato, com'è lo scienziato che intervisteremo dopo, come ha fatto ad allontanare il fantasma di Hitler? Me lascia. Con cosa cazzo? Me lascia con la melassa. Sembra che i fantasmi si allontanino con la melassa. Non si allontanano i fantasmi con la melassa sopra, si dissolvono. E come mai? Capì? Perché la melassa reagisce con la pelle, sì. La pelle con vabbè. La pelle no, ma con i contenuti chimici delle sostanze vabbè. Da cui è dalle sostanze da cui è contenuto vabbè da cui è formato il adesso fantasma. Adesso intervisteremo un Ghostbuster. Questo è un Ghostbuster, cioè un cacciatore di fantasmi. E lei da quanto si interessa al fantasma di Hitler? 10 minuti. Ma lei lo vuole catturare, studiarlo oppure ucciderlo direttamente? O farlo allontanare? Ucciderlo. Ma lei melassa, melassa. Sapeva che si poteva usare la melassa. Sapeva qualche altro rimedio contro il fantasma o non è? Melassa! Ma non ne conosceva nessuno. Sì. Melassa. Falli vedere qualcuno di brutto. Qualcosa di brutto? No, qualcuno. Ma grazie! Adesso intervistiamo voi. Intervistiamo lo scienziato che... Melassa! Calmo! Si calmi! Melassa! Morfina! Lo sappiamo che è eccitato! Ha bisogno di piccole dosi di morfina per calmare. Lo sappiamo che è eccitato perché... Per il fantasma. Veramente ho perso tutte e due le braccia nella guerra del 1812. E queste che sono? Sono fatte di... E poi tu nel 1812 neanche c'è. Si vede che... Ho 180 anni. Lei da quanto si interessa al fantasma di Hitler? Allora, è quello primo. Contandoli saranno
300-400 anni. Al primo non è arrivato, c'è tutto ciò. Sì, ma anche mia madre e mio padre si interessavano, con anche loro. Quindi, quanto... Lascia! Sì, ma come mai Hitler è vissuto negli anni 40, no? Com'è possibile che già nel 1600... 1800. Era... come mai? Come mai? Ah, esisteva già. Ah, si vede che poi si è incarnato in un corpo, allora. L'anima... Erano i suoi antenati. Possibile! Ah, possibile. Vabbè. Oppure erano sottanati. Una volta l'ho visto ballare con Elvis. Aspettiamo, lui ci sta osservando da là dietro. Oddio, ho capito. Speriamo. Lei che vuole? Voglio andarlo ad ucciderlo. Come? Oddio. Aspetta, rimanete qua. Oddio, sta andando là. Che cosa è successo? Andiamo là dietro. Ehi, non correte. Oddio. Il gruppo di melanza. Tieni, me lancia! Se ne sta scappando! Oddio! È stato ucciso! Scienziato o Ghostbuster, tutti e due, secondo voi come è riuscito ad ucciderlo il fantasma di Hitler? Con la melassa e ho assorbito in una sostanza chimica chiamata biofilina! Il fantasma di Hitler come ha fatto a uccidere lui? Non so quello. Forse succhiando lì l'anima. Mi ha succhiato l'anima. Io sento. Allora stavo dicendo. Lui è il fratello della vittima. Come si sente adesso che ha perso il suo fratello? Voglio catturare Hitler. Vuole catturare il fantasma Hitler. Non del tutto! No! Sta andando a catturarlo! Aspetta, restare qua, è pericoloso! Vengo anch'io! Andiamo, cameraman! Ok, ci dovremmo mettere in vita! Aspetta, no! È stato ucciso! Però, guardate! Oddio! È ancora vivo! Gli succhia l'anima dal collo! Guardate, c'è... No, non so se si vede alla telecamera, ma c'è una piccola ferita sul collo! E come mai lei è vivo? Gli ha messo l'anima sintetica. Anche a lui? L'anima sintetica. Giovane, no? Oddio. Ok, è un'altra versione. Allora, oddio, quindi abbiamo scoperto che l'anima... Lasciatelo stare! Lo sta seguendo! Ne ho ucciso uno! Sto venendo qua l'altro! Cameraman, allontaniamoci! Oddio! Aspettate! Se ne sto scappando! Anima sintetica! Cioè, avete visto? Il colpo prima stava là! Adesso è scomparso! Non credo che potremmo dargli un'altra anima sintetica! Perché, cioè, mi sono girato un attimo! Il corpo è scomparso! Cosa? Ha trovato il fantasma di Hitler, guardate! Che siamo? Oddio! Sono morto per lui! Oddio! Credo che adesso l'anima scompare! Guarda, l'ho pensato! L'ho preso! Andiamo ad aiutare! Credo! Oddio! Mi sta succhiando l'anima! È lo stesso fantasma! Sono un vampiro. Lui è un vampiro. Cioè, il fantasma
scusa, prima non ero uno scienziato. Cioè sì, sono uno scienziato, vampiro, nerd, Ghostbuster. Una... Ah! Il fatto che io se lo sto avendo convulsioni. Ma che cos'è il fatto? Quanto funziona? Lo sto curando. Credo che adesso dovrà scomparire. Aspetti. Oddio, è scomparso. Okay. Ma ho ancora un po' di sete. No, basta. Abbiamo scoperto un po' di aglio. Paletto di prossimo. Sono immortale. Mamma. Vabbè, so io anche un'armatura di ferro. Io dove il fantasma. Veramente il fantasma si è dissolto. L'ho bevuto io. L'ho bevuto io. Abbiamo scoperto che il signor scienziato è un vampiro. Ma preferisco succhiare i colori più che le anime. Hai una fragola? Non mi piace. Quindi tutto questo parti bianco. Sta succhiando i colori. Aspetta. No. È diventato bianco. È diventato bianco il mio cappuccio. Vabbè, si nutre di colori. Allora, sta continuando. Allora, signori, possiamo dire che così abbiamo sconfitto il fantasma di Hitler e possiamo dire che la puntata 12 di Voyager è finita. Alla prossima. Basta, sì.